Qui vediamo Napoleone che, dopo essersi messo la corona in testa con le sue mani, sta per incoronare la moglie, l'imperatrice Giuseppina. La rivoluzione francese è proprio finita. Corone, scettri, mantelli, costumi rutilanti, principi e imperatori. E un papa seduto dietro che benedice con l'aria non troppo convinta. La rivoluzione francese era stata anticlericale. Napoleone no, il sostegno della Chiesa è utile per il nuovo potere, però la Chiesa deve stare al suo posto. È chiaro che chi comanda è l'imperatore. Per ricostruire la parabola del Napoleone riformatore, ci serviamo di una puntuale produzione televisiva tedesca. Partiamo dalla sua ascesa al potere in un contesto particolarmente tumultuoso, la Rivoluzione francese. ...1792, in Europa infuria la guerra. In Francia, al grido di libertà, uguaglianza, fraternità, è scoppiata una rivoluzione. I contadini insorgono perché non vogliono più essere schiavi dei grandi proprietari terrieri. La borghesia combatte per ottenere l'uguaglianza di fronte alla legge. Non vuole che i nobili siano trattati meglio dei mercanti. La fraternità tra tutti gli uomini, questo è il sogno dei francesi. Il re di Francia viene portato fuori dal suo palazzo dai rivoluzionari, condannato a morte e ucciso. Questa notizia mette in allarme le altre case reali d'Europa. La Germania, la Francia e la Gran Bretagna si uniscono per placare le idee incendiarie dei francesi. All'epoca l'Europa è dominata da 5 grandi potenze. La Gran Bretagna e la Spagna sono delle potenze navali e coloniali. La Francia ha sofferto molto del successo inglese e ora possiede solo un pugno di avamposti nei Caraibi, in Africa occidentale e nell'Oceano Indiano. Lo zar delle Russie domina l'Europa orientale e parte dell'Asia. Nell'Europa centrale il Sacro Romano Impero della nazione germanica si estende dall'Italia alla Danimarca. I francesi portano la loro rivoluzione oltre i confini nazionali, fino al Sacro Romano Impero. E in certi casi vengono accolti con entusiasmo. Nella Francia rivoluzionaria, un giovane generale ambizioso approfitta degli sviluppi per farsi strada verso il potere. Il suo nome è Napoleone Bonaparte. Ben trovato, professor Barbero. Eccoci. Però io le devo chiedere subito una cosa. Chieda. Allora, noi siamo oggi qui a raccontare Napoleone Bonaparte, no? Qui è un giovane generale nel pieno della Rivoluzione francese, che fa carriera lì, no? Le chiedo, lui in realtà, cioè innanzitutto la Rivoluzione a che punto è quando lui arriva? E poi i valori della Rivoluzione sono i valori di Napoleone? Beh, diciamo che la Rivoluzione è al punto giusto quando lui arriva, perché la fase del terrore, dei grandi sconvolgimenti è finita. Per di più sono finite le paure, arrivano i prussiani, ci invadono, torna il re. No, no, la Francia sta stravincendo, si sta candidando a essere la nuova grande potenza mondiale e la gente lo sente questo. E però dopo il terrore hanno messo su un governo debole, inefficiente, quello che chiamano il direttorio, con una classe politica particolarmente corrotta. E quindi c'è questo contrasto fra un paese vittorioso che si sta espandendo, una rivoluzione riuscita, e una classe dirigente debolissima e screditata. Chiaro che arriva il giovane eroe. Che però aveva aderito ai valori della rivoluzione. Ma assolutamente sì, Napoleone è una creatura della rivoluzione, perfetto, è il figlio della rivoluzione e gran parte dei valori rivoluzionari lui continua a incarnarli: l'eguaglianza, abolire vecchi privilegi, vecchi vincoli, il merito. Le sente queste cose. Chi se non lui, del resto, doveva apprezzare il merito. Però, ecco, il merito, perché poi lui veniva però in realtà da una famiglia umile, in fin dei conti, no? Ma diciamo, nel suo paese, in Corsica, era una famiglia nobile e importante. Appena esci di lì e vai a Parigi, ti accorgi di essere l'ultimo arrivato. E quella nobiltà di provincia piccolissima, poverissima, che vista da Parigi si distingue una malapena dai loro contadini. Certo. Ecco, invece le chiedo questo. È un giovane militare, no? Ha fatto, credo, l'Accademia importante. Sì, è un ufficiale del re, di carriera. Perfetto. Ecco, ma perché comincia a interessarsi di politica? Perché gli viene questo quest'uzzolo della politica? Ma perché c'è la rivoluzione e in quel momento lì tutta la Francia si occupa di politica, perfino appunto l'ultimo dei Montanari sa cosa sta succedendo e vuole saperlo comunque se non lo sa. E poi Napoleone è un grande opportunista, è uno che capisce che in quel clima è uno che sa cogliere le occasioni, che è veloce a cogliere le occasioni e a fare dei grossi progetti appena si intravede la possibilità. Però mi faccia ancora capire meglio, è un tecnico militare in fondo, lei se ne intende di queste cose? È un militare molto bravo e molto preparato. Poi lo vedremo nelle battaglie europee, eccetera.
Ma da lì a dire carriera politica, come fare a stare insieme? Non riesco ancora a capirlo. Ma proprio perché la classe politica si è screditata negli anni dopo il terrore, è fatta di gente che tutti sanno che ha le amanti, che spende, spande, che ruba, e il popolo è stufo. E nel frattempo la Francia sta vincendo le sue guerre un po' in tutta Europa. Napoleone è uno di quelli che viene mandato a combattere una piccola guerra in apparenza, quella in Italia, e poi invece la stravince in modo tale che cambia le sorti della rivoluzione stessa, insomma. E quindi il pubblico lo conosce, i giornali parlano di lui, tutti parlano di lui. E allora già che ti butti in politica. Ah, interessante. Allora, fin qui dunque Napoleone rivoluzionario, diciamo così. Ma poi comincia una nuova fase. 9 novembre 1799, con un colpo di Stato, il trentenne Napoleone prende il potere. È il 18 Brumaio, da lì nasce l'Europa moderna. State a vedere. È durante una crisi di governo che Napoleone intuisce che è arrivata la sua grande occasione. Schiera i suoi uomini davanti al Parlamento. Poi prende il potere con un colpo di Stato. Con la forza delle armi costringe i deputati ad eleggerlo capo dello Stato. Anche gli abitanti dei territori occupati dalla Francia si accorgono subito dell'ambizione di Napoleone. Il nuovo capo di Stato ha bisogno di denaro per riempire i forzieri vuoti del suo paese. I francesi saccheggiano i tesori delle chiese e dei palazzi. Le popolazioni soffrono sotto la furia delle truppe francesi. Le chiese vengono usate come stalle. Ora è difficile trovare qualcuno entusiasta della cosiddetta liberazione francese. Le tasse non devono più essere pagate ai principi, ai nobili e alla chiesa. Al loro posto vengono imposti nuovi balzelli. Oltre alle tasse sulla terra, ora bisogna pagare le tasse sui mobili, armadi, tavole e sedie. Persino il numero di porte e finestre di una casa è soggetto a una tassa annuale. Qualcuno più avveduto mura le finestre. I francesi introducono molti cambiamenti nella vita quotidiana. Progettano nuovi cimiteri, lontani dalle mura delle città. I morti non vengono più sepolti accanto alle chiese. Sotto i francesi cambia persino il sistema di divisione del tempo. In Francia è stato introdotto un nuovo calendario già all'inizio della rivoluzione. I mesi ricevono un nuovo nome e ora la settimana dura 10 giorni. La domenica cristiana viene abolita. I rivoluzionari usano la propaganda per proclamare ovunque la fine della dominazione della Chiesa. Con la rivoluzione francese, la Chiesa ha perso la sua influenza sugli stati e sulla politica. Vengono instaurate nuove feste secolari per dimostrare che ora il potere non è in mano alla Chiesa, ma al popolo. I francesi non si limitano a introdurre nuove feste. Ci sono anche altre innovazioni, per esempio la raccolta dei rifiuti. Le norme che regolano la pulizia delle strade prescrivono che l'immondizia non debba più essere buttata per strada, ma in appositi carri. I francesi introducono anche un sistema di misurazioni unificato. In passato ogni regione, se non ogni città, aveva le proprie misure. La lunghezza di un braccio variava da un posto all'altro. I francesi introducono il metro. Dei regoli di un metro vengono inseriti nei muri delle strade di Parigi per fare da guida ai mercanti. Viene introdotto il sistema decimale completo. Insieme al metro arrivano il litro e il chilogrammo. È una rivoluzione per il commercio.
Dopo le conquiste di Napoleone vengono standardizzate le unità di misura in tutta l'Europa. Solo la Gran Bretagna resiste con successo alle innovazioni francesi. Allora, professore, la Gran Bretagna resiste. A me pare, se non sbaglio, che anche la guida a sinistra che hanno gli inglesi, no, e tutti quelli del Commonwealth di conseguenza, venga anche lì da un anti-napoleonismo. La guida dei carri a quell'epoca. Esatto, sì, se hanno deciso a quell'epoca è sicuro che gli inglesi avrebbero fatto il contrario. Ecco, loro sono ancora lì con i pollici, i galloni, non so, adesso un po' meno. Diciamo, le miglia, però, anche gli americani sono ancora lì con le miglia, comunque. E invece arrivano queste innovazioni napoleoniche. Ecco, ma il punto qual è? Cioè, innanzitutto, perché viene in mente a Napoleone di innovare una cosa simile? Ma ha cominciato la rivoluzione, perché la rivoluzione è uno di quei momenti di cui ogni tanto una società sente il bisogno, quando dici spaziamo via tutto, tutto il passato, tavola rasa, no, ecco. E allora la rivoluzione voleva cambiare il calendario. Appunto, lì è stato, non ce l'hanno fatta. Ci hanno provato, l'hanno tenuto per qualche anno, poi alla fine sono tornati gennaio e febbraio, lunedì e martedì. Anche il fascismo ci ha provato, ma anche aggiungendo, era già più modesta. Allora avevano proprio cambiato tutto, però non è passata quella cosa lì. Perché in fondo era solo cambiare. Mentre invece qui si tratta di standardizzare, è un'altra cosa, è lì la modernità, standardizzi tutto il sistema decimale in tutte le cose, è lì, e la rivoluzione vuole essere appunto, basta col passato, ma anche un nuovo meraviglioso mondo moderno. Però è un mondo moderno che si rende comunicabile, cioè come dire, abolire queste differenze vuol dire anche avere un mondo comune, no? Avere un mondo. Infatti Napoleone crea un'Europa a sua immagine e somiglianza, poi alla fine non gli va bene, non ci riesce, ma poi l'eredità di tante cose invece è rimasta. Però ecco, questo mi colpisce. Alla fine questa idea abbattuto Napoleone è rimasta, però. Assolutamente sì. I paesi europei hanno in comune tutta una serie di cose che li distinguono dall'Inghilterra, anche tutto il funzionamento della giustizia, per esempio, di cui parleremo magari, no? Sì. Il codice Napoleone, quello è. Ecco, però il punto è questo: lei ha detto la rivoluzione. Queste innovazioni sono farina del suo sacco o, come dire, i suoi collaboratori, l'eredità rivoluzionaria? Cioè è lui che ha proprio quest'idea? Ma su questo secondo me non si può distinguere. Cioè Napoleone è la rivoluzione in una fase nuova. È la rivoluzione che dopo i primi anni, tutto sommato, si dice vabbè, il re non lo facciamo più, però una cosa che assomiglia al re in fondo non era così sbagliata, ci facciamo un imperatore. È la rivoluzione che non vuole più spaventare i ricchi, non vuole più spaventare i possidenti, anzi dice a tutti arricchitevi, diventate possidenti anche voi. Però è la rivoluzione diventata vecchiotta e imborghesita, ma è sempre la rivoluzione, Napoleone. Ecco, ma ecco, gli europei però che improvvisamente vedono cambiare le loro misure, La vivono dal contadino all'avvocato al notaio, come la vivono questo cambiamento? I contadini l'avranno vissuta maluccio, tant'è vero che a me risulta che ancora oggi in Italia nelle campagne si ragiona in giornate, in biolche e non in ettari, che sono una cosa astratta, insomma. Però la gente che legge il giornale invece è entusiasta, perché c'è proprio questa sensazione appunto della modernizzazione. In un paese addormentato come l'Italia di allora, i giovani sono entusiasti. Quindi anche l'Italia assorbe questi cambiamenti di misure, perché noi insomma abbiamo un filmato tedesco, quindi vediamo cosa è successo in Germania, ma anche in Italia. Ma l'Italia poi assomigliava molto alla Germania, divisa in tanti piccoli stati, già, e con una sensazione comunque di una società anche tranquilla, patriarcale, felice fra virgolette, ma senza prospettive, senza futuro. Invece arrivano i francesi e cambia il mondo, appunto. Allora, proseguiamo con la nostra storia parallela fra il Napoleone conquistatore e il riformatore, di cui ci sta dicendo così tanto il professor Barbero. Siamo ai primi dell'Ottocento e fra le varie innovazioni introdotte nell'Europa continentale ce n'è una che ha a che fare con l'anagrafe. Vediamo. Il nuovo governo francese riduce sempre di più l'influenza della Chiesa. Le pietre miliari della vita umana non sono più scritte nei registri della Chiesa. D'ora in poi, la nascita, il matrimonio e la morte figurano nei registri del municipio. Il sindaco si fa carico di molti compiti che prima erano prerogativa solo del sacerdote, tra cui la cerimonia del matrimonio. Thank you.
A Vienna l'imperatore non può permettere che i francesi occupino ulteriormente il suo impero. Dichiara guerra, ma è Napoleone che ne esce vittorioso. L'imperatore capitola e deve accettare le richieste di Napoleone. Il 9 febbraio 1801, i due avversari firmano il trattato di pace a Lunéville, che porta a grandi cambiamenti in Europa. Adesso alcuni territori del Sacro Romano Impero appartengono alla Francia. L'Olanda, la Svizzera e la piccola Repubblica di Genova passano sotto il dominio francese. Napoleone intende usare il suo nuovo potere per estendere ulteriormente la sua influenza in Europa. Ai negoziati nell'antica città di Ratisbona, Napoleone vince sugli uomini più potenti del vecchio impero, gli autorevoli principi tedeschi. Il suo principale obiettivo è spezzare il potere della Chiesa. Promette ai principi ricchezza e potere. D'ora in poi possono governare come vogliono, spodestando la Chiesa e gli ordini religiosi e aumentando la loro ricchezza. La fine di molti monasteri e conventi è segnata. Vengono sconsacrati e le loro proprietà sono messe all'asta. Napoleone, il conquistatore, ha annesso parti dell'Italia e del Sacro Romano Impero al suo paese. Ma non è ancora soddisfatto. Vuole governare come imperatore dei francesi. Molti suoi ammiratori sono profondamente delusi. Vedono in questo desiderio un tradimento dei valori della rivoluzione francese. Libertà, uguaglianza, fraternità. La Repubblica, nata 15 anni prima da un conflitto sanguinoso, ora viene lentamente seppellita. Ludwig van Beethoven cancella furiosamente la dedica della sua ultima opera. Aveva dedicato con reverenza la sua terza sinfonia a Napoleone, ma invece di intitolata a Bonaparte, sulla pagina del titolo rimane solo uno spazio vuoto. Insomma, povero Napoleone, aveva una sinfonia, addirittura l'eroica, invece è andata come è andata. Senta, ma ecco, però c'è una cosa che mi chiedo. Partiamo da Beethoven. È la posizione in generale degli intellettuali europei quella del, come dire, della delusione rispetto a Napoleone? Direi di sì, ma con una precisazione però, una delusione che ti lascia comunque senza alternative, per cui poi alla fine ci torni a Napoleone. A me risulta che Beethoven in seguito poi l'ha di nuovo aggiunto, dedicata a Bonaparte, come diceva lui in quel momento. E comunque anche quando dedica l'eroica al ricordo di un grand'uomo, come la dedica attuale, il grand'uomo è sempre Napoleone. È sempre lui. E pensi a Foscolo. Magari meno amato, ma è sempre lui. Già, Foscolo è delusissimo quando Napoleone regala Venezia all'Austria, certo. No? Nell'Ortis, Ortis si suicida per questo, no? Alla fine. Però poi qualche anno dopo Foscolo è ufficiale di Napoleone nella Grande Armée, perché anche se sei deluso non c'è nient'altro. Cioè tutta quella generazione lì ha la sensazione che Napoleone ci ha molto delusi, ma è meglio lui che gli altri comunque ancora. Per cui si però, torna lì. Sai che secondo me noi ce la portiamo dietro questa cosa. Non è che anche oggi, cioè voglio dire, è stato un dittatore in qualche modo Napoleone. Ha occupato tutta l'Europa con una politica espansiva. Insomma, io non mi viene a tirare in ballo Hitler, ma non siamo lontanissimi in termini di politica espansiva. Eppure è sempre un eroe. Per quante cose sgradevoli uno impari su di lui, comunque sì. E a quell'epoca non c'era veramente alternativa. Non puoi mica tornare alle parrucche. Certo. Ecco. Quelli per cui sicuramente non è un eroe sono gli ecclesiastici, perché mi pare di capire che, da quel che abbiamo visto, la politica, come dire, insomma, allora, nuovi calendari, festività, registri civili a posto di quelli parrocchiali, matrimoni in municipio e mi sono segnato anche, ecco, la soppressione poi di ordini, conventi, certo, di proprietà. Certo. E il divorzio anche, con la rivoluzione arriva, che poi Napoleone restringe. Perché, eh sì, perché Napoleone, beh, lui credo che fosse ateo, agnostico, comunque non gliene importava niente, come a tanta gente a quell'epoca. Quella è un'epoca molto scristianizzata in Europa, nell'insieme. Però quando diventa imperatore, anche già prima, già da primo console, lui decide che invece la religione, come dire, per la politica è un alleato importante, la Chiesa è un alleato importante. Fa il concordato Napoleone, non ha mica inventato Mussolini il concordato. Napoleone nel 1801 fa un concordato con la Chiesa in cui riconosce che la religione cattolica
cattolica è religione maggioritaria in Francia, concede certi privilegi e poi appunto quando si fa incoronare, come nel quadro di David che abbiamo visto, fa venire il Papa. Non va lui a Roma, sarebbe troppo. Però far venire il Papa a Parigi sì. Ecco, questo lo riprendiamo questo tema perché ho altre domande che ho voglia di farle, ma c'è un altro settore però che sperimenta la durezza del regime napoleonico, la stampa. Vediamo meglio questo aspetto attraverso la storia di un editore tedesco. Dall'inizio della Rivoluzione francese sono nate centinaia di giornali, diventati la voce del popolo. E Napoleone vuole controllare queste voci attraverso una massiccia censura. La situazione tesa non dissuade un giovane avvocato dall'acquistare la piccola casa editrice di un giornale nella primavera del 1805 a Colonia. Alla sua morte, nel 1831, ha posto le basi di una dinastia editoriale. È Marcus Dumont. Ma la sua carriera editoriale rischia di finire bruscamente. Ero proprietario del giornale da appena 6 mesi. Uscivamo a giorni alterni e la diffusione stava aumentando regolarmente. Quando avevo iniziato, avevamo 250 abbonati, ma ad ogni numero attiravamo nuovi lettori. Poi, un giorno è successa una cosa terribile. È venuto un funzionario e mi ha consegnato un'ingiunzione del prefetto. Ma come? È un'ingiunzione per lei. La sua licenza è stata sospesa. È il divieto ufficiale di usare le macchine tipografiche fino a nuovo ordine, a causa di un supposto articolo sedizioso giudicato in grado di diffondere paura, allarme e confusione nell'opinione pubblica. Sono stati subito messi i sigilli alle nostre stampanti e ci è stata ritirata la licenza. Non c'era niente da fare. Dovevo cercare di far abrogare l'ordine attraverso i miei contatti nell'amministrazione cittadina. Sono state giornate piene d'ansia per tutti noi. Signori, al lavoro! L'ordine di dissequestro è arrivato dopo 10 giorni, con la notizia che potevamo riprendere la pubblicazione. E io potevo riprendere a sognare una grande carriera nell'editoria. Ma naturalmente a patto che rispettassimo le rigide misure della censura napoleonica. Dumont deve continuamente cancellare degli articoli. Una volta la prima pagina appare completamente vuota. È la sobria protesta di Dumont contro la censura. Ora bisogna rigare dritti. Allora, una microstoria esemplare in qualche modo però del repressore, dell'uso della censura alla fin fine. Cioè come sta questa eredità rivoluzionaria di cui parliamo da un bel pezzo con questa nuova, cioè in fondo questa è da reazionaria. Quello sì, ma infatti Napoleone è un insieme di contraddizioni. La censura è forse l'aspetto peggiore perché la censura è proprio organizzata, strutturata. Ogni giornale ha il suo censore e non si pubblica niente, ma non si mette neanche in una commedia, in teatro, niente senza il visto del censore. E anzi Napoleone a un certo punto capisce che il modo migliore per censurare i giornali è ridurre il numero dei giornali. Quindi li chiude a Parigi 4 giornali, non uno di più. In ogni dipartimento un solo giornale. Così è più facile. Insomma, non è proprio una politica illuminista quella, no. Ecco, ma da questo punto di vista io tornerei un attimo sulla faccenda ecclesiastica di prima. Ma come dire, c'è una revisione storica nell'aria da almeno 3-4 decenni, anche in Italia, no? Da una parte si dice il periodo giacobino, diciamo, e poi quello napoleonico delle repubbliche italiane, è come se fosse quello in cui un'elite si opponeva al popolo che invece era tradizionalista, religioso. Questa rilettura funziona, certo, o no? Ma lo si dice anche del nostro risorgimento, d'altra parte. Funziona poco. Certo, bisogna tenere presente che per le masse contadine della Vandea, abituate a obbedire al signore e al parroco, può essere uno shock quello che succede. Però parlare soltanto di un'elite sarebbe sbagliato. Quelli sono movimenti che attraversano un'intera società e che noi oggi viviamo nel lusso di un secolo di pace. Ci siamo un po' dimenticati quando una società ha veramente bisogno di cambiare anche con la violenza e allora oggi si dice oddio i giacobini tagliavano le teste, ogni rivoluzione fa sempre più male che bene. Ecco, andate a dirglielo a loro, secondo me allora non è stato così. Senta, invece a proposito di propaganda vorrei farle vedere un paio di immagini e innanzitutto
i busti e le caricature. Allora, da una parte l'Europa è piena di busti come questo, no? Napoleoni con in testa l'alloro, con in testa il cappello, di bronzo, e dall'altra invece questa è una caricatura, no? Certo. Però guarda caso è una caricatura inglese, cioè lì è Bassotto, no? Sull'asino, e sono i nemici storici di Napoleone, certo, in qualche modo, certo, gli inglesi, no? E sono anche gli inventori della caricatura, fra l'altro. Ecco, perché... ma però le faccio una domanda, Repubblica Cispadana, un vignettista che poteva permettersi di fare una cosa simile? Napoleone no, il re d'Inghilterra magari sì, avrebbero potuto farlo, ma in Inghilterra facevano le caricature anche del loro re, quindi lì c'è una vera differenza, sì. L'Inghilterra da certi punti di vista è un paese molto più libero della Francia napoleonica, dove effettivamente... E quindi anche dell'Italia napoleonica. E anche dell'Italia napoleonica. Poi dipende dai punti di vista, perché l'Inghilterra è ancora un paese dove impiccano i ragazzini per aver rubato una mela in quegli anni, mentre nella Francia napoleonica no. Riprendiamo il filo del nostro racconto. Napoleone arriva al culmine della sua parabola, sia come stratega militare che come riformatore. Vediamo. La battaglia decisiva contro il Sacro Romano Impero si combatte il 2 dicembre 1805 ad Austerlitz, esattamente un anno dopo la spettacolare incoronazione a Parigi. Napoleone combatte contro l'imperatore Francesco II e il suo alleato Alessandro I, zar di tutte le Russie, per la supremazia in Europa. La battaglia dei tre imperatori costerà migliaia di vite. Dopo circa un millennio, la vittoria di Napoleone pone termine al Sacro Romano Impero Germanico. Ora Bonaparte è il padrone indiscusso dell'Europa. Membri della sua famiglia vengono insediati come principi e re per governare varie parti dell'impero. Napoleone è determinato a cambiare l'Europa secondo le sue leggi. Libertà, uguaglianza e fraternità devono essere le fondamenta della nuova raccolta di leggi che Napoleone ha ordinato, il Codice Napoleonico. Definisce le libertà e le responsabilità civili, la protezione della proprietà privata, la separazione fra Chiesa e Stato e la libertà di commercio. Per la prima volta, tutti gli uomini sono uguali. Si è preoccupato di una cosa che riteneva essenziale, la chiarezza d'espressione. Grande successo di questo codice civile è la realizzazione di una sintesi durevole delle realizzazioni della Rivoluzione francese. Il codice civile in Francia è ancora in vigore, anche se è stato adattato e attualizzato. Ma soprattutto il codice napoleonico è chiarissimo nella sua formulazione. In seguito, molti si sono ispirati al codice civile come a un modello di scrittura. Nel campo del linguaggio giuridico, il codice napoleonico è la trasposizione della chiarezza e della razionalità che erano gli ideali dell'illuminismo. Tuttavia, una parte importante della popolazione non ottiene maggiori diritti grazie al codice napoleonico. Le donne non hanno ancora gli stessi diritti degli uomini davanti alla legge. Il codice napoleonico viene introdotto in Francia nel 1804 ed è adottato in tutti i territori governati da Napoleone. Introduce molti cambiamenti nello stile di vita della gente. Un esempio: non ci sono più ostacoli per chi esercita il commercio, per chi mette in piedi un'attività, per chi vuole stabilirsi in un dato posto, cose che prima non erano sempre possibili a causa delle gilde, le corporazioni. Libertà, uguaglianza, fraternità. Il nuovo codice legale introduce gli ideali francesi in ogni angolo d'Europa. Per gli ebrei europei è un breve periodo in cui possono godere degli stessi diritti di tutti gli altri cittadini. La separazione fra Stato e Chiesa incoraggia la tolleranza verso chi ha una fede diversa. Si costruiscono nuove sinagoghe, come ad esempio qui, nella città medievale di Esslingen. Da 300 anni gli ebrei avevano il divieto di stabilirsi in città, ma nel 1806 cinque famiglie ebree si trasferiscono in questo piccolo centro della Svevia. Arrivano con un salvacondotto del re, che è a favore dell'uguaglianza dei diritti degli ebrei. Ma il cupo rombo della guerra non si è ancora spento. Napoleone avanza con il suo esercito verso Berlino. Ben presto conquista la città e l'imperatore francese sfila in trionfo alla porta di Brandeburgo.
Napoleone è al culmine del potere. Ecco, professore, nel filmato si parla molto del codice napoleonico. Allora, in qualche modo qui è stato descritto come l'eredità sua più importante, no? Sì. Innanzitutto le chiedo una cosa proprio da storico. Dopo Napoleone, dopo la caduta di Napoleone, il codice resiste anche in Francia? Che influenza ha in Europa? Cioè quella carta resta? Sì, sì, resta, perché in realtà quando cade Napoleone e c'è la restaurazione, la parola d'ordine ufficiale è aboliamo tutto, torniamo al vecchio regime, ma si accorgono subito che non ha nessun senso tornare indietro. Sono innovazioni che piacciono a tutti, per cui fondamentalmente le leggi di Napoleone rimangono in vigore dappertutto. Tuttora il codice francese è basato sul codice di Napoleone. Ecco, ma rispetto, diciamo, ai codici precedenti, non so se ci fossero proprio dei codici, se la parola è questa, mi verrebbe da dire, da come è stato raccontato dal nostro filmato, è un'evoluzione anche, come dire, nella semplificazione del diritto, cioè... Ma intanto prima non c'erano dei codici, appunto, c'era un guazzabuglio di leggi medievali, rinascimentali, moderni, cioè, l'idea di codice nasce con Napoleone. È una vecchia idea romana, ma lui la riprende. L'antico regime aveva privilegi locali, consuetudini, una provincia delle consuetudini, la provincia accanto, tutte diverse, privilegi, concessioni. Lì si unifica tutto, si fissa tutto una volta per tutte, bello chiaro, scritto in un unico volume, uguale per tutti. E poi nei contenuti, appunto... Nessun privilegio di nascita, nessuna differenza di religione. Si dice chiaramente che il merito è l'unica cosa che conta, quindi per le carriere nello Stato conta solo il merito. Sulla carta criteri valori... che poi in Francia sono rimasti abbastanza validi effettivamente, in altri paesi un insomma, po' poi meno. Poi ci sono delle contraddizioni, diciamo, di prassi insomma, su queste cose, diciamoci la verità. Invece mi pare che anche il tricolore debba qualcosa a Napoleone, no? Beh, diciamo agli eserciti della rivoluzione, tricolore. Perché quando noi, da noi si decide di adottare il tricolore nella Repubblica Cispadana, credo per la prima volta, e quando appunto gli eserciti francesi vittoriosi sono arrivati in Italia, hanno battuto gli austriaci, fatto cadere tutti i vecchi governi, sono gli eserciti della rivoluzione agli occhi del pubblico italiano, però il comandante è il giovane generale Bonaparte. Quindi proprio dobbiamo anche lui proprio il tricolore. E si copia il tricolore francese, naturalmente. La grande nazione ci dà l'esempio e noi cambiamo qualcosa. Cosa cambiamo? Mettiamo il verde. Il verde al posto del blu, dai. Ecco, questo è il massimo di innovazione quello, che noi portiamo. Senta, invece, tutte queste riforme di cui abbiamo parlato finora, perché questa è una puntata dedicata al riformatore, non allo stratega militare, questo è evidente, credo anche a casa l'abbiano capito. Ma l'Italia... con tutti i suoi staterelli, dallo Stato della Chiesa allo Stato Borbonico al Sud, ai Granducati di Centro Italia, ai Savoia, quanto ha subito il riformatore Napoleone come influenza? Ma subito implicherebbe, diciamo, malvolentieri. Forse non è giusto il verbo. In realtà, no, diciamo, le riforme di Napoleone hanno spazzato l'Italia. L'Italia è stata rivoltata come un calzino ed è cambiata profondamente. Anche lì, con la violenza, con gli abusi, con le ruberie di opere d'arte, con fucilazioni di contadini quando i contadini si opponevano, però in realtà fra l'entusiasmo delle classi colte, della borghesia, dei giovani, ripeto, di nuovo, ed è stato cambiato tutto. E poi dopo, quando sono tornati i Borboni, sono tornati i Savoia, non sono riusciti a riportare le cose a prima. Se comincia subito il Risorgimento, appena cade Napoleone, perché comincia subito, ecco, i moti del 21, quindi, i moti del 21 con cui noi cominciamo a studiare il Risorgimento. Sono quelle elite che saranno innamorate di Napoleone. Certo, sono i giovani ufficiali che hanno cominciato la carriera sotto Napoleone. Oltre a queste innovazioni politiche e giuridiche, Napoleone, come abbiamo visto, introduce anche delle novità dal punto di vista tecnologico. Una delle più curiose è il telegrafo ottico, che gli consente di comunicare velocemente con i vari territori europei occupati. Vediamo. Napoleone lascia Berlino, ma resterà ben informato anche nella lontana Parigi. Infatti, i suoi ingegneri hanno coperto l'intera Francia con una rete di strani apparecchi. E anche nei paesi occupati vengono erette in fretta delle torri, in maniera che ognuna veda la successiva. Sono munite di aste e bracci mobili. Sono dei telegrafi ottici, in pratica dei segnalatori. Attraverso la posizione dei bracci mobili trasmettono notizie e ordini in tutta Europa nel giro di poche ore.
Con l'aiuto di codici segreti, i riceventi possono decifrare i segni trasformandoli in messaggi. È la nascita della trasmissione sulla lunga distanza. Napoleone ha riconosciuto immediatamente l'importanza strategica della telegrafia. I suoi ordini raggiungono molto più in fretta le truppe e questo è uno dei fattori del suo successo militare. Il quartier generale del sistema telegrafico è sul tetto del Louvre. Allora, professore, naturalmente il telegrafo ottico, ecco, devo imparare questa parola, non esiste più, mi sembra, no? Non mi pare che... ecco. Ma invece ci sono degli esempi di innovazioni tecnologiche che hanno resistito dell'epoca napoleonica? Innovazioni tecnologiche in senso stretto non direi. L'abolizione della tortura può essere considerata un'innovazione tecnologica. Tecnologiche no, ma perché è cambiato tutto. Però tutte le altre innovazioni sono rimaste. È rimasto il litro, il metro e il chilo, è rimasto l'obbligo dell'avvocato difensore nei processi, è rimasto perfino il concordato. Quindi insomma le innovazioni sostanziali napoleoniche sono rimaste tutte nella nostra cultura, di sì. Questo è il punto. Allora, arriviamo invece al libro, al luogo, al film. Cominciamo dal libro. Allora, c'è di tutto naturalmente, sterminata. Quindi darò delle risposte molto autobiografiche. Io a 10 o 12 anni ho letto un libro che si chiamava Napoleone, di uno storico inglese vecchio che si chiamava Hilaire Belloc. E quel libro mi ha influenzato in modo decisivo. Amico di Chesterton, mi ricordo. Sì, bravo, certo, un cattolico inglese del prima della guerra, infatti. Se siamo qui a parlare di Napoleone con me è perché io ho letto quel libro da ragazzino, fantastico. E lo consiglio ancora adesso, quindi. E, scusi, ma lei ha scritto un libro su Waterloo, giusto? Sì, ho scritto un libro su Waterloo, ma insomma, su quell'aspetto specifico e non proprio il migliore della carriera. Vabbè, insomma. Invece, luogo. Luogo, ma di nuovo autobiografico. L'anno scorso ero in Corsica e sono andato non ad Ajaccio, alla casa natale, ma a Corte, che è la piccolissima città nel cuore della Corsica, antica capitale, dove c'è la casa ereditaria della famiglia Bonaparte. Vale la pena di andarci e di vederla. Corte. Sembra la casa del farmacista del paese. Ecco, lì è venuta su la famiglia di Napoleone. Invece al volo il film, anche lì sono... I vestiti nuovi dell'imperatore. Ah, questo è originale. Una quindicina d'anni fa, la storia è che Napoleone scappa da Sant'Elena, torna a Parigi e si rifà una vita come grossista di frutta. Ah, fantastico. Senta, il nostro tempo è finito, però io una domanda gliela voglio ancora fare. Non è che, mettiamo da parte lo stratega militare, prendiamo il riformatore, non è che oggi in Europa servirebbe un altro Napoleone? Sì. Vabbè, insomma, sì.